a tutti ragazzi, sono Mirko e bentornati su Gameplay Channel e su 7 Day to Die, The Survival Horde Crafting Game. Allora amici, prima di iniziare, perché ci sono un po' di novità, come già avrete visto dall'UD, sono tornato al giorno 1, ho dovuto riniziare una nuova partita. Vi vado subito a spiegare brevemente perché in realtà, come sapete, io stavo giocando l'Alpha 15 in modalità sperimentale, quindi l'Alpha 15 che era stata rilasciata sbloccandola da Steam, come avevo detto nei gameplay precedenti. Quando poi è uscita ufficialmente l'Alpha 15, che quindi sono andato sulle proprietà del gioco, ho fatto non farmi partecipare a nessuna beta, quindi mi si è messa la versione definitiva, diciamo, dell'Alpha 15, ho visto che riprendendo i vari gameplay mi dava però dei problemi con la vecchia partita, perché in realtà la partita era stata creata con l'Alpha 15 in versione sperimentale. Quindi, onde evitare questo, ragazzi, sono ripartito dal primo giorno e adesso vi spiego anche una novità che, se vedete sulla destra, appunto, abbiamo, che riguarda il trader, ovvero la vendita, perché appunto in 7 Day to Die nell'Alpha 15 è stata implementata anche la vendita e quindi il commercio. Prima però di iniziare, fatemi ringraziare solo un momento un collega, ovvero Elentir, che mi ha commentato, diciamo, facendomi complimenti sul video precedente. Di questo lo ringrazio, un collega che conosco perché sta portando e ha portato anche in passato proprio 7 Day to Die. Consiglio quindi di passare anche dal suo canale perché è veramente veramente simpatico, e peraltro lo sto seguendo anche tanto insieme a Mr. Derlick, che anche a lui vi suggerisco di dargli un'occhiata perché è veramente in gamba, e stanno facendo insieme una serie proprio su Life is Feudal, non il gestionale Life is Feudal Forest Village, che sto portando anch'io sul canale, ma stanno facendo una serie in coppia su un server su Life is Feudal, il survival medievale, per intenderci, che si chiama, mi sembra, Your No, qualcosa del genere. Comunque andatela a vedere perché sono veramente veramente divertenti, quindi li saluto caramente. Tra l'altro faccio anche un bel in bocca al lupo e un bel po' di auguri a Mr. Delly, che per la seconda volta ho visto sul suo canale è diventato papà, e mo carissimo sono cacchi tuoi, perché io già con uno vedo cosa si prova, con due adesso ti faranno un culo a capanna. Però vabbè, a parte gli scherzi, in bocca al lupo, sono contentissimo per te, e che dire, spero magari un giorno di poter fare anche qualche video insieme a loro, perché li seguo comunque da parecchio entrambi, e insomma mi piacciono molto come youtuber. Tra l'altro finisco anche con i saluti, così saluto un po' di colleghi quest'oggi, che è una cosa che faccio raramente, però mi piace farlo insomma con chi se lo merita, anche con la persona che in realtà, anche senza saperlo, mi ha fatto conoscere questo gioco proprio 7 Day to Die, ovvero Amon Rouge, che ha un canale anche lui seguito perché è veramente simpaticissimo, è presente e sta facendo serie su 7 Day to Die da, credo, dall'inizio, da che è uscito il gioco, e quindi adesso ha ripreso anche a farla appunto con l'Alpha 15. Quindi anche se non ci conosciamo, insomma, non abbiamo mai avuto il piacere, saluto anche lui, magari chissà che un giorno ci si possa beccare tutti su qualche server, ovviamente su 7 Day to Die. Allora ragazzi, io sono ripartito dal giorno 1, una cosa che infatti non mi era capitata nell'Alpha, diciamo in via sperimentale, non so se perché c'era ancora un bug o non so per quale motivo, era che appena finito il classico tutorial iniziale che vi fa craftare l'ascia, il letto, il campfire, insomma tutte queste cose qua, vi si sblocca un ulteriore obiettivo che adesso vedete appunto in alto a destra, ovvero raggiungi il trader, il venditore, proprio perché, come vi dicevo, in quest'Alpha 15 sono stati inseriti degli NPC, degli NPC, quindi che ci permettono di commerciare, di vendere e di comprare oggetti anche nella modalità single player. Mi si è sbloccato e mi è comparso sulla mappa questo puntino che sarebbe il trader, il venditore. Io non sono ancora andato perché appunto voglio farlo sinceramente insieme a voi, e quindi vedrò di farlo. Qua ho iniziato un po' a esplorare nei dintorni per trovare, diciamo, le cose basilari. Intanto un attimino, perché io avevo necessità, per forza di cose, di farmi, che cacchio sto a fa, scusate, di farmi un po' di acqua, perché come detto ho già preso dell'acqua sporca, ma ne ho pochissima di pulita, quindi assolutamente me la devo fare. Ok, e in più ho ucciso anche un po' di animali che avevo trovato qua nella zona, ho preso un po' di carne. Tra l'altro guardate che cosa ho trovato, ragazzi, in una fabbrica poco lontana da qua, ho trovato già un pezzo della mini bike addirittura. Poi ho trovato questa scrap plastic, che non so bene a cosa mi serva perché è nuova, sinceramente non ne ho idea. Ho trovato anche dei piercing facciali, non so se c'erano nell'altra versione, nella 14 o meno, perché francamente non li avevo mai trovati. Comunque ho trovato anche questa cosa qua, e poi ho trovato un po' di robe, ho trovato già un fucile che ho qua nell'inventario, un hunting rifle,
Tanto non è neanche male, livello 143. Ho trovato un antique knife, quindi un coltello da caccia, sempre qua nei dintorni esplorando. Ah, ecco, cosa importante, nel gameplay precedente io vi parlavo che avevo trovato dei soldi, e dicevo, ma è strano che i soldi li ho e non mi aumentava questo simbolino qua. Qualcuno di voi giustamente mi ha detto che i soldi che ci servono per la vendita, per commerciare, non sono i dollari che troviamo in giro, bensì quelli del casinò. Infatti ho trovato 13 soldi, diciamo 13 slot del come chiamano, si chiamano fish, insomma chiamateli come volete, del casinò, e qua mi è aumentato 13 soldi. L'unica menata è che vi occupano uno slot dell'inventario. Questa è un po' una cosa antipatica. Avrei preferito, magari poi lo faranno in futuro, che i soldi venissero tenuti, che ne so, in tasca e non ci andassero a occupare addirittura un posto nello zaino, che insomma già il posto è poco. Effettivamente non è proprio il massimo della vita. Comunque io intanto inizio a farmi questa. Inizierei a farmi anche questa, che non ci vuole acqua, quindi me la cuocio tutta, così me la porto dietro. Almeno siamo a posto per quanto riguarda acqua e cibo. E adesso andremo anche in esplorazione di che cosa? Di questa città che io ho trovato e che ho già iniziato un po' a guardare, però vorrei appunto andare a esplorare meglio. Non credo che sia una città vera e propria. Io ho solo scoperto questi tre edifici. Non so se poi ce ne sono altri in questa zona o meno, ma vorrei appunto esplorarla insieme a voi e poi magari raggiungere insomma, questo venditore. Non so se lo faremo già in questo gameplay o nel prossimo, ma comunque questa è una cosa che vorrei assolutamente fare. Qua adesso gli zombie ci odoreranno se me la porto dietro. Quindi io ne mangerei un po' e poi l'altra la lascerei qua. Tanto non andrò molto distante da casa, eh. Adesso mangiamocene anche una terza, magari se me la fa. Ok. Ce la mangiamo già, perfetto. E poi il resto lo lascio bruciare in modo che continui a cuocermela senza grossi problemi. Allora, nell'inventario io ho trovato anche finalmente il cappellino con la luce. Quindi premendo il tasto F, finalmente ho la luce senza bisogno di portarmi dietro la torcia. Anche questa è una cosa estremamente utile. Devo andare di qua, per l'esattezza, qua dietro, esatto, dietro la casa. Sta venendo notte, sono già le 20:32, però io comunque mi azzardo lo stesso e vado un po' in esplorazione. Ma io ho così poche frecce, no? Ah, sì, no, in realtà ne ho poche effettivamente. Aspettate che me ne faccio ancora un po'. Ok, cosa mi serve per farne altre? Più che altro la pietra, perché del resto ho già un casino di roba. Quindi io mi prendo un po' di pietra. Che mamma mia, come canna in discesa il nostro personaggio. Prendila, ok, grazie. Ecco, poi qualcun altro nei commenti mi aveva scritto, insomma, che non era molto contento per quanto riguarda questa Alpha 15, perché secondo lui il gioco era peggiorato. Io seguo un po' la linea di pensiero che anche Milo, che tra l'altro saluto e ringrazio sempre per i suoi commenti, che trovo estremamente diciamo coerenti e completi. Secondo me in realtà non è così. Anzi, secondo me Seven Days to Die, almeno io lo conosco solo dall'Alpha 13, mi sembra. E personalmente ho visto in tutti i vari aggiornamenti, ho visto solo dei grandissimi miglioramenti per quello che offre come tipo di survival. Come dice anche il buon Milo, secondo me, ragazzi, davvero le potenzialità sono quelle di un survival al di sopra di qualunque altro, perché le cose che possiamo fare qua a livello di crafting, a livello di fisica, a livello di costruzioni e di modifica anche della mappa, cioè vi voglio ricordare, e in questo se non l'avete visto vi invito a vedere i gameplay precedenti. Io su questo gioco, nei primi gameplay, ho fatto di tutto, ho fatto dei tunnel assurdi, ho fatto costruzioni, cioè vi faccio un esempio. A noi non piace questa casa. Se io, vabbè, adesso ho solo l'accetta rudimentale, ci metterei 6 anni e mezzo. Ma se avessi gli strumenti, io potrei tirarla giù tutta senza problemi. Cioè, qualsiasi elemento presente nella mappa, ragazzi, lo possiamo modificare come meglio crediamo. E questo, secondo me, è già un punto non a favore di più, perché obiettivamente, dai, quale survival ci dà questa libertà d'azione? Sono veramente pochi, anzi a me non me ne viene in mente nessuno, perché prendiamo anche i vari H1, Z1, eccetera, ci danno una mappa con degli edifici, ad esempio gli edifici sono lì e noi non possiamo farci nulla se non esplorarli. Ma qua, ragazzi, cioè, guardate la casa anche con la piscina, qua c'erano una marea di zombie, come vedete li ho, vabbè, li ho già seccati tutti. Allora, qua questo edificio l'avevo già
esplorato, non avevo trovato dentro nulla di che, no, infatti avevo esplorato tutto. Qua c'era anche il garage, ok, sì, quindi questo è a posto. Devo esplorare fuori. Poi, come detto, per carità, cioè, si sa che il gioco ha ancora, come vediamo, lag, ancora grossi problemi, soprattutto sul motore grafico. Però non scordiamoci neanche che la software house che lo sta, diciamo, sviluppando è davvero una software house piccolissima, ci lavorano dietro pochissime persone. E quindi ragazzi, rispetto a giochi dove ci lavorano invece molto più molte più persone e fanno veramente schifo, qua secondo me hanno fatto già un enorme e un grandissimo lavoro. Quindi poi su tutte queste cose qua del motore grafico, eccetera, eccetera, un Iron Pickaxe me lo prendo assolutamente. Su tutte queste cose qua, ragazzi, io sono sicuro che andando avanti le miglioreranno sempre di più. Chi è? Ok, c'è qualche zombie qua in giro. Perché lo sento sospirare. Vediamo un po' dov'è. Altri di questi qua. La polvere da sparo me li prendo. Allora, sicuramente in casa. Sì, sicuramente in casa. Oh, la miseria, come sei incazzoso. Eccolo qua. Ok. Si è incazzato non poco. Ricarica. Ok, dai, stendiamo sto tipo qua. Qua penso che la maggior parte li ho già stesi, perché come detto ce n'erano veramente tanti, ma dovrei averli stesi tutti. Chi è? Sento camminare. Che cavolo? Ah, ok, un altro zombie. Dove sei? La misera, che casino. Dov'è? Aspettate, fatemi vedere dov'è. Ok, non vorrei poi ritrovarmelo dietro o davanti di botto, quindi preferisco. Andiamo a fare un giretto. Intanto prendo ancora un po' di pietre che tanto mi servono per fare le frecce. Qua però non sento nessuno. Vediamo un po'. Ragazzi, lo so che vi rompo ogni volta a fermarmi a raccogliere le pietre e tutto, ma per adesso devo farmi un sacco di frecce. Vabbè che adesso. In realtà, aspettate un attimo, ok, perché sì, è quasi rotto del tutto anche questo piccone, quindi. Ah, eccolo lì. Ah, eri qua, ma dillo che sei qua, no? Scusami, non t'avevo visto. Ok, non so se sei morto. Sì, adesso direi di sì. Va bene, i semi, ma sì, dai, me li posso anche prendere al massimo, poi li piantiamo. Posso prendere un po' di roccia così, anche se come detto il piccone è quasi rotto del tutto, quindi me lo volevo tenere più che altro per le porte, però vabbè dai. Iniziamo a spaccare poi semmai. Non appena trovo una forgia vedrò di farmi un po' di strumenti in metallo, perché sennò senza siamo un po' messi male, sinceramente. Ok, allora qua ci facciamo. 68 arrow, ok. Così sì che iniziamo un po' a ragionare. Allora, io non so se sia qua dentro o dove cacchio sia. Dove sei, zombolino? Ah, pigliamo la mazza rinforzata. Dove cacchio è? No, mi sa che è al piano di sopra. Mi sa che è al piano di sopra, sì. Ho idea di sì. Com'è incazzato, mamma mia. Ah, eccolo qua. Ah, è proprio incazzato questo qua. Allora, dai, facciamo così. Iniziamo a beccargli qualche gamba. Tac, te hai preso la gamba. Vai. Oh, buongiorno. Cosa ci fai te in casa? Sta giù. Perfetto. Ok. Vai, anche questo è andato. Perfetto. Un po' di painkiller, ragazzi, che ci servono. Ci servono sempre, siamo anche aumentati di livello, ottimo. Oh, vedete, l'Iron Pickaxe me lo volevo tenere per queste eventualità qua. Perché su una cassaforte genere. Ecco, questi soldi qua invece, non so sinceramente se comunque potremmo utilizzarli sicuramente per fare qualcosa. Old cash, legal tender. Ma, non lo so, vabbè, vedremo. Ovviamente questa è chiusa. Non so se adesso con questo quanto ci posso impiegare. Ah, in realtà non tantissimo, ma ho paura che mi si spacchi il piccone. Quindi no, qua ci dovremmo tornare perché con questa
Cioè ci impiego 6 anni e mezzo a tirarla giù e poi di sicuro mi si spacca prima il piccone, quindi lasciamo stare. Niente, vediamo qua dentro. Per il momento, ragazzi, devo lasciar perdere casseforti e robe del genere, perché non ho gli strumenti adatti. Adesso vedrò appena trovo qualcosa. Vorrei trovare una casa con la forgia, porcaccia miseria, ma non riesco a trovarla. Perché sennò devo costruirla io, a parte che forse riesco anche a costruirla. Anzi, vediamo se hanno cambiato il crafting della forgia, perché tanti crafting li hanno anche cambiati, eh. La forgia in realtà... No, mi serve sempre il bellows. Ok, il lump of clay non è un problema. La pietra, lo short iron pipe non è un casino. Però per fare il bellows non mi ricordo più. Li posso fare in due modi. Mi servono 20 pelle. Solo che io non le ho. 20 di pelle è un casino recuperarli. Infatti mi ricordo che anche nel primo gameplay è stato un bel problema a recuperare la pelle. Però vabbè. Allora, ok, qua non c'è nulla di che. Intanto è venuta notte, avete sentito... Ah, scusate, pensavo fosse chiusa la porta. È venuta notte, l'avete sentito dal suono abbastanza inquietante. Ok, allora qua il piano sopra è a posto. Vediamo un po' il piano sotto. Sto trovando anche delle porte aperte, stranamente. Qua uno zaino, di solito uno zaino sempre bella roba, dei soldi, va bene. Che poi capiremo bene a cosa servono. Qua c'è una jacuzzi, cioè questa avevano un bagno con la jacuzzi. Le mortacci. Allora, vitamine, bende, ottimo. Ovviamente qua si prende tutto. Proprio come carogna, la cosa ce l'ho già, quindi non sto lì a prenderla, ragazzi, perché tanto ce l'ho già, un cesso, non c'è niente qua, niente che mi interessi. Qua è chiusa, probabilmente spaccandola si torna di là. Vabbè, io la spacco che comunque mi recupero un po' di legna, che tanto non fa mai male. Ah no, ok, c'è una cassaforte che ovviamente è chiusa. Questa quanto impiegherei a romperla, vediamo. Sì, anche questa qua, ciao, 6 anni e mezzo, lasciamo stare. No, purtroppo devo lasciare stare al momento le casseforti perché diventa veramente troppo incasinata la cosa. Dei pantaloni non mi interessano. Questo forse ce l'avevo già, questo schematic. Ah no, questo non ce l'ho, gli stivali in pelle, insomma. Ok. Va bene, fanno sempre comodo. Dunque, di lì ho esplorato, va bene, vediamo un po' di qua cosa c'è. La cucina, oh ecco, qua ci può essere utile per il cibo. No, cibo e acqua più che altro. Vabbè, che adesso acqua ne abbiamo un po', perché un po' l'ho fatta, quindi non dovrei avere grossi problemi. Tanto ho trovato anche un sacco di zombie nuovi. Anche nella fabbrica, ad esempio, c'erano tutti gli operai con sull'elmetto. Ed è stato proprio uno di quelli che mi ha dato l'elmetto con la torcia. Quindi anche a livello di zombie ne hanno implementati veramente, veramente tanti, eh. Quindi. Come dicevo già nello scorso gameplay, se andate sul sito ufficiale di 7 Days to Die e andate a vedere quello che è stato aggiunto nell'Alpha 15, vi renderete conto che è veramente, veramente un sacco di roba. Poi, come detto, i problemi ci sono, si tratta sempre di un accesso anticipato e quindi lo continueranno di sicuro a sistemare. Chi è? Aspettate, c'è uno zombie lì che gira, ma è fuori, quindi... Ce ne può fregare di meno. Ok, direi che anche qua non c'è più niente. Va bene, quindi è rimasta quella casa là giù in fondo. Questa l'avevo vista, sì. È rimasta quella casa lì. Questa anche l'avevo guardata. Sì. Ok, no, allora è rimasta solo questa, va bene. Sì, quindi questo no, è solo un gruppetto così di 3 case. Per cui non c'è nient'altro dentro, quindi io direi che proverei a dare un occhio a questa. Tanto ormai gli zombie che c'erano in zona, la maggior parte li ho fatti fuori tutti, quindi anche se è notte non dovrei avere grossi problemi. Per cui io darei un occhio veloce a questa insieme a voi. Dopodiché magari torno a casa, mollare giù la roba che ho trovato, visto che ho fatto anche già una chest. Non l'ho detto, ma beh, l'avrete vista. E grande, anche una batteria, ottimo. Così. Ah, era chiusa, sì. Io spacco, ma poi magari a volte sto lì a spaccare porte che sono già aperte. Vabbè. Però del resto. Oh, ok, là uno zombie là sopra. Va bene. Tiriamolo giù. Chissà se lo faccio cascare dalle scale. Mi sa di no. Sa che c'era anche più di uno, dal casino che sento.
Perfetto, sei morto, no? Eh sì, infatti guardate lì che arrivano. Ok, adesso è morto ed è cascato dalle scale. Grande headshot. Mamma mia, com'è caduta. Mamma mia. Cioè, guardate anche comunque le animazioni degli zombie come sono fatte bene, ragazzi. Come detto, cioè alla fine per essere... C'è ancora qualcuno? Sì. Però io ho l'inventario pieno, allora aspettate un attimo. Perché l'acqua me la prenderei, quindi via i semi. E mi prendo l'acqua che mi servo, che mi serve sinceramente di più. L'altro zombie... Ah, è qua, ok. Questo cosa aveva? Niente. Va bene, meglio così. Allora, c'è sicuramente un altro zombie in casa, ma ci pensiamo dopo. Tanto finché non gli andiamo vicino non ci crea grossi problemi. Andiamo a vedere cosa c'è qua. Il top, no, direi che non mi dona. Qua non c'è più niente, ok. Allora, vediamo di qua. Ah, lo zombie è qua, Aspettate un attimo, vabbè. Qua le porte sono chiuse. Che cacchio? Però lo sento vicino, aspettate un attimo. Ma dov'è? Che cacchio? Oh, lo so che me lo troverò davanti, Ah no, ok, al piano di sopra. Mi sa che sono tutti al piano di sopra, Adesso andiamo a vedere. Che stanno a fan casino. Qua non c'è niente. Qua? No, qua non c'è nessuno. Allora, cerchiamo qua nelle cose mediche. Painkiller, ottimo. Una sacca di sangue. Caccia misero, mi fa impigliare dei colpi perché me li sento dietro. Allora, chiudi un attimo, va. Allora, facciamo così. Ok. Allora, cosa posso mollare giù? Bella domanda. Per il momento... Ah no, beh, potrei mollare giù, sì, chiodi e il nitrato che tanto per adesso non mi serve. Mi può servire molto di più la sacca di sangue. Qua cosa c'è? Niente, qua. Niente, ok. Allora, vediamo qua perché qua c'è della roba che può essere interessante. Duct tape, ok. Della carta, questo? Ah, i semi dei funghi. Non sarebbe male, ma per il momento li lascio lì. Le blueberry me le mangio. Ma so che casino che stanno a fare sti zombie, ragazzi. Ah no, sono fuori, ecco dove che sono. Sono tutti fuori. Vabbè, allora state lì. Ma se non venite dentro a rompermi le balle. Ok, allora lì siamo a posto, qua. Niente di che, ok, qua non c'è nient'altro. Va bene, va bene. Qua direi che mi mancava da... Cos'è? Electrical part? Che figata questo. Non so a cosa mi serva, ma me lo prendo. Assolutamente sì. Questo lo schematic... Lo prendiamo, qua abbiamo delle vitamine. Stiamo trovando un sacco di roba interessante, ragazzi. Questa in realtà ce l'ho già, per cui vabbè, per il momento non mi serve. Basta, qua abbiamo preso tutto. Ok, qua dentro niente. Va bene. Allora, qua direi che abbiamo visto un po' tutto. Scusate un secondo, vado un attimo fuori perché questi zombie mi hanno un po' rotto le balle. Abbiate pazienza un secondo. Facciamo un lavorino. Giovani. Eccoti qua. Ok, dove è che è andato? Ah, saltato, mi era sparito. Ok, boh. Sei morto? Sì. Direi di sì. Ok, alla fine era solo lui che stava facendo un casino. Casino assurdo stava facendo. Va bene. Allora, un maiale. Oddio, un maiale è entrato in casa. Un maiale in casa, vabbè. Lasciamo entrare, tanto non è casa nostra, che ci frega. Allora, qua c'è una gran bella cucina che ci potrebbe dare un po' di risorse di cibo. Un altro electrical part. Ma sono una figata, ma non riesco a capire a cosa serve. Wii Switch? Non so a cosa possano servire. Cioè, per creare degli interruttori? Qualcosa... Vabbè, lo scopriremo, ma come vedete... Anche ragazzi, le cose che hanno aggiunto nel crafting sono davvero un casino. Hanno aggiunto veramente un sacco di roba. Peraltro, come dicevo, è migliorato anche moltissimo comunque per quanto riguarda proprio gli FPS e tutto. Poi
Ci sono ancora i lag e come si diceva, il motore grafico va sistemato in questo senso, però devo dire che anche dal punto di vista dell'ottimizzazione è stato fatto comunque già un enorme miglioramento in quest'Alfa 15 rispetto alla precedente. Quindi anche qua non è assolutamente male. Ok, allora qua direi che ho visto tutto e non c'è nulla. Altre cose, no, non mi pare che ce ne siano. Vediamo qua, niente. Va bene, qua un'altra la Jacuzzi, forse che avevo visto prima. No, questa non l'avevo ancora vista. Ok, qua non c'è niente. Qua, vabbè, l'olio ce l'ho io, scusa. No, vabbè, lo lasciamo lì, tanto per adesso non me ne faccio nulla, dai. Qua non c'è niente, e ok. Quindi qua direi che abbiamo visto tutto. Perfetto, anche questa casa non dovrebbe più avere segreti, penso. Vediamo sopra. Vediamo un po' il piano di sopra. Di solito i piani sopra sono sempre quelli che racchiudono le cose più interessanti. Vediamo se è così. E poi a questo punto, ragazzi, nel prossimo gameplay andremo a vedere questa cosa qua del venditore e cercheremo di capire che cosa comporta, soprattutto che possibilità ci dà, anche perché poi vorrei appunto comunque iniziare a farmi una base, insomma iniziare a farmi una base da qualche parte, perché come sappiamo poi il settimo giorno arriverà l'orda di zombie. Non so bene come funziona adesso la storia dei banditi, cioè se comunque i banditi li troviamo in giro, se ci vengono a cercare, questo francamente non lo so, e quindi è un po' da valutare anche questa cosa qua. Cioè, sono curioso più che altro di vedere, insomma, che cosa succede anche con la storia dei banditi. A me serve assolutamente un piccone decente, ragazzi, perché con questo famo notte. Mi serve anche un'accetta decente. Però purtroppo questa c'ho. A parte che, vabbè, questa va anche abbastanza bene, sulle porte quantomeno non faccio una gran fatica. Grazie alla carne che ho mangiato, adesso sono arrivato a 102 di vita. Che okay, tutto sto casino per... Vediamo un po' se valsa la pena. Pistol part basse che non prendo. Qua ci sarebbe anche una bella... una bella... come si chiama? Cassaforte, ma come sapete per il momento non prendo, perché sennò domani mattina siamo ancora qua. Ok, qua direi che è rimasta solo questa. E tiriamola giù un attimo e vediamo un po' cosa c'è. A parte che questa no, non si vede niente. Ok. Ma che ah, che spavento, pensavo fosse qua dentro. Ah, è un sottotetto. Ah, qua direi che non c'è niente. Questa la posso rompere. Sì, però non mi dà nulla. Ok. E qua direi che non c'è nulla. Va bene, va bene. Allora anche questa casa... va bene, direi che non ha dato tantissimo. A parte comunque quelle electrical part, che sono curioso di sapere che cosa daranno, cioè, e soprattutto che cosa ci potremmo fare. Allora, qua le abitazioni sono finite, quindi in realtà era un complesso, era così appunto un complesso più che altro di queste tre case. Però volevo visitarlo appunto insieme a voi, proprio perché essendo vicino a casa in realtà, quantomeno la casa che mi sono fatto per adesso, volevo un po' vedere che cosa offrivano. E vabbè, dai, comunque qualcosa di utile ce l'ha sicuramente dato. Adesso ci svuotiamo dell'inventario tornando a casa. Sono un po' di zombie in giro. L'importante è che non ci siano cani. Poi dopo sugli zombie, ragazzi, me ne può fregare di meno. Ok, ecco qua la nostra bella casettina. Perfetto, adesso è sgangheratissimo. Io, come vedete, ho solo dato giusto una sistemata alla parte bassa. Ho fatto una porta rinforzata. Niente di che. Ah, magari potrei. Sì, vabbè, potrei anche rinforzare qua magari le finestre. Ma come detto, non è mia intenzione restare qua, sinceramente. Adesso questa è proprio solo una cosa di fortuna. Non ha neanche il secondo piano, è tutto sgangherato. Quindi è proprio giusto una cosa di fortuna dove ho messo la cassa.
insomma, tutte queste cose qua. Di pelle ne ho 7, quindi comunque la forgia non riesco a farla. Per cui è un po' un problema, ragazzi. Questa cosa è veramente un po' un problema. Perché mi servirebbe assolutamente la forgia per iniziare a farmi le cose in ferro. Le cose in ferro e poi le cose in acciaio. Perché se no, diventa veramente un problema. E poi qua ho anche un bel po' di roba che comunque ci può tornare utile, un bel po' di proiettili, un bel po' di cose. Non so neanche io che cosa mollare giù in realtà. Questi sono i proiettili dell'anti-rifle, che vabbè io per il momento lascerei giù, perché tanto non ho intenzione di usare armi da fuoco. Anche l'electrical part lasciamoli qua. Va bene, qua ci potrebbe servire tutto. Abbiamo trovato anche una wrench, ottimo. Il martello, però, anche questo lo lascerei qua. Il coltello, anzi, no, io magari mi porto questo e questo lo lascio qua. Che questo ormai è quasi rotto del tutto. E cosa potrei lasciare giù? Vediamo. No, in realtà niente. In realtà non potrei lasciare giù proprio niente. Ah, qua la carne l'ho cucinata. Sì, perfetto, perfetto. Allora, qua l'ha cucinata. Per cui la mettiamo qua e siamo a posto. Allora, il nostro personaggio com'è messo? Ma per adesso è messo abbastanza bene, quindi io non farei altro. Per adesso non gli darei da bere e da mangiare, lo farei nel prossimo gameplay. Sì, dai, direi di far così. Allora, qua l'abbiamo esplorata, questa zona qua. Quindi, assolutamente, nel prossimo gameplay, ragazzi, tanto non è lontanissimo, direi aspetterò il giorno. Questa volta così faremo tutto il viaggio di giorno, che sicuramente è più sicuro. Tanto è luna, per cui arrivare al giorno manca poco. E andremo a questo punto a vedere, insomma, questo venditore che cosa avrà da offrirci e a fare così il primo scambio. Che dire, ragazzi? Io vi invito, mi raccomando, a mettere un bel po' di like, non ve li scordate perché sono importantissimi, condividete e soprattutto continuate a commentare tantissimo. Detto questo, amici da 7 Day Today, ci salutiamo e ci ribecchiamo al prossimo gameplay. Ciao belli!